Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova pillola sull'alimentazione. Piccoli video per spiegare grandi problemi e grandi, come dire, cose che ci affliggono durante la nostra vita sull'alimentazione. Oggi voglio parlarvi di una delle cose più comuni che mi sento chiedere: l'acqua. Quanti litri di acqua al giorno bisogna bere? Soprattutto quello che mi sento dire molto spesso: ah, ma io non ce la faccio, ma è davvero così necessario? Beh, per farvi capire quanto è necessario bere sufficientemente acqua, vi parlo semplicemente di pochi dati scientifici. Il corpo umano è composto dal 50 al 70% di acqua, a seconda se siamo uomini o donne e a seconda della nostra fisicità, del nostro corpo. Nel caso di disidratazione, pensate, basta un 1% di disidratazione, cominciano ad arrivare i primi effetti: il comune mal di testa, dolori muscolari, crampi muscolari, stanchezza, una strana stanchezza, un'apatia, fino poi ad arrivare a delle conseguenze molto più serie con una disidratazione un po' più avanzata, come addirittura danni cerebrali, per non parlare di vomito, dissenteria e veramente una sensazione di stanchezza infinita. Quindi rendetevi conto di quanto sia importante l'acqua. L'acqua è fondamentale per il nostro corpo, è fondamentale per il funzionamento di alcuni organi. Senza acqua il nostro intestino comincia a rallentare, quindi abbiamo una cattiva digestione fino ad arrivare anche al problema comunissimo della stitichezza. L'acqua serve anche per mantenere il peso forma, serve per la pelle, per i nostri occhi, per i nostri capelli, insomma, serve veramente a tantissimo e quindi bisogna integrarla nella maniera giusta. Bisogna integrarla anche con un'alimentazione corretta perché noi l'acqua la prendiamo anche da frutta, verdura e da altri alimenti, ma quella che noi beviamo, diciamo che integriamo esternamente, deve essere almeno l'80% del nostro fabbisogno giornaliero. Ma arriviamo al clou: quanta acqua bisognerebbe bere? Scientificamente ci viene detto che dovremmo bere almeno 2 litri d'acqua al giorno. Questo è un dato generale perché in realtà il quantitativo di acqua che ognuno di noi dovrebbe bere cambia a seconda appunto di come siamo fatti, del nostro peso, del nostro corpo, di tutta la nostra situazione salutare, diciamo così. Però possiamo mantenerci su questa linea che viene definita più o meno giusta, quella dei 2 litri d'acqua al giorno, sempre. Ovviamente va aumentata in caso di sport, in caso di sudorazione eccessiva, in estate quando c'è più caldo. Come facciamo a bere tutta questa acqua? Qualcuno mi dice. Beh, in realtà innanzitutto non è tutta questa acqua, ma è il livello minimo. Però come facciamo? Basta dividerla durante il giorno con un trucchetto semplicissimo. Voi sapete che noi abbiamo bisogno di 5 pasti al giorno, quindi basta calcolarsi un bicchiere d'acqua prima, un bicchiere d'acqua dopo ogni pasto. Quindi un bicchiere prima di colazione, uno dopo, un bicchiere prima di merenda del mattino, uno dopo, così andando via con pranzo, merenda del pomeriggio e cena. In questo modo riusciamo a raggiungere il minimo necessario per mantenerci in salute e in forma. Pensate, vi racconto di questa ragazza inglese che stranamente si era un po' lasciata andare, per cui sovrappeso, capelli che le cadevano, unghie deboli, la pelle non sempre bellissima, che ha deciso di cogliere questa sfida che le era stata fatta e per 30 giorni ha bevuto 3 litri di acqua al giorno. Morale della storia: alla fine dei 30 giorni la ragazza aveva perso peso, riacquistato elasticità della pelle, perché l'acqua serve soprattutto a quello per la pelle, i capelli ricominciavano a prendere consistenza e si sentiva soprattutto più energetica, perché il calo di acqua porta soprattutto a questo, una stanchezza, no? Come vi dicevo prima, anche il mal di testa comune, eccetera. Quindi rendetevi conto di quanto è veramente importante. Noi ci vediamo con la prossima pillola sull'alimentazione. Se avete qualche domanda la potete postare qui sotto nei commenti oppure scrivermi, oppure se volete entrare nel gruppo privato Yoga Bonda su Facebook, dove parliamo sia di alimentazione che di yoga e meditazione per stare bene a 360 gradi. E proprio voglio salutarvi proprio con un saluto yogico molto bello. Namaste.